Siamo alle solite, un'altra macchina a gasolio con le GR intasata, ma adesso ne parliamo meglio. Via la sigla! Ciao a tutti ragazzi, sono Lori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete capito dall'introduzione, andremo a parlare di un organo molto importante nel vostro motore, in particolare nel motore a gasolio, ma non scordiamoci che spesso è presente anche su molti motori a benzina. Vedremo nel dettaglio di che cosa si occupa la valvola IGR e perché causa così tanti problemi nei motori nuovi di ultima generazione. Cominciamo subito col dire che cos'è la valvola IGR, che deriva proprio dall'inglese Exhaust Gas Recirculation, ovvero è una valvola posta in aspirazione nel vostro motore che mette in ricircolo i gas esausti e una parte dei gas esausti e la ributta nel collettore d'aspirazione. Questo perché? Perché chiaramente c'è la necessità, con nuove normative anti-inquinamento, di andare ad abbattere gli agenti inquinanti, e l'EGR ci porta ad avere un abbassamento drastico, notevole, di quelli che sono gli NOx, cioè gli ossidi di azoto. Quindi nel dettaglio l'EGR cosa fa? Semplicemente preleva una parte di quelli che sono i gas esausti, cioè che normalmente dovreste bruciare dallo scarico, li preleva normalmente in misura dal 5 al 30% a seconda del veicolo. Solitamente vengono fatti passare attraverso uno scambiatore di calore per abbassarne la temperatura e poi vengono reimmessi nel collettore d'aspirazione. Chiaramente la nostra valvola IGR non andrà sempre a tutti i regimi. Normalmente quando accendete l'auto questa valvola non funziona, così come quando ci state attirando, che siete al limitatore, la valvola sarà completamente chiusa. E la valvola parzializza normalmente tra i 1500-1800 giri e i 3000 giri, che è poi il range, diciamo, di utilizzo più abituale per un motore a gasolio, ma anche tra l'altro per gli ultimi motori a benzina che hanno delle coppie molto basse. La valvola IGR è nata sul finire degli anni 90. Io mi ricordo quando ero ragazzino comprai una delle primissime Golf 4 1900 TDI che avevano già la valvola IGR, a differenza delle generazioni precedenti a gasolio che non ce l'avevano, e già lì nacquero i primi interrogativi, le prime erano cose nuovissime per allora, parlo appunto di più di 20 anni fa. Facciamo quindi una breve storia di quella che era l'IGR agli albori, le prime IGR, e vediamo come si è sviluppata e come si è evoluta nel corso degli anni fino ad arrivare alle ultimissime IGR, addirittura a doppio stadio, dove ne abbiamo due. Allora, questa qui, ragazzi, è un'IGR pneumatica. Tutte le prime IGR erano come questa, erano IGR dove era presente una valvola a disco, vedete, sembra una valvola a farfalla posta sul collettore di aspirazione di un motore a benzina. Questa valvola a farfalla si apriva e si chiudeva e andava, vedete, a comandare un attuatore a depressione, e dove qua c'era collegato un tubicino che prendeva l'aria dal collettore di aspirazione. In questo modo riusciva, attraverso questa valvola, a parzializzare i gas esausti che venivano appunto reintrodotti nel collettore d'aspirazione. Qui parliamo proprio degli albori, delle prime valvole IGR. Come vedete, qua non ci sono spinette elettriche, dispositivi elettronici. Semplicemente la pressione che c'era nel tubicino collegato all'aspirazione serviva come unità di misura per aprire e chiudere la nostra valvolina. In questo caso la posizione della valvola a disco dipendeva semplicemente dalle condizioni operative del motore. Negli anni poi la tecnica dell'IGR si è evoluta e siamo passati ad IGR come ad esempio questa, che vedete che non è più un'IGR a depressione pneumatica, ma c'è una spinetta con dei contatti e un motorino che fa aprire e chiudere la saracinesca interna della valvola IGR. Questo perché? Perché le normative sempre più stringenti obbligavano i costruttori ad avere un controllo sempre più serrato sulle normative, quindi c'era bisogno di un IGR che lavorasse sempre più frequentemente con un controllo ben specifico, che in questo caso veniva gestito dalla centralina del motore,
ok? Quindi tutta la parametrizzazione di questa valvola non era più meccanica, ma bensì totalmente elettronica e gestita da, appunto, dalla centralina. Quindi brevemente abbiamo visto EGR a depressione ed EGR a controllo elettronico, ci siamo poi evoluti ulteriormente con le ultimissime EGR a doppio stadio, ovvero oggi su tutti i motori diesel di ultima generazione abbiamo due valvole EGR ad alta e bassa pressione. Nel caso delle EGR ad alta pressione abbiamo che questa valvola preleva i gas di scarico a monte della turbina e vengono reimmessi a valle del compressore, quindi dove l'aria poi viene incanalata in pressione all'interno del turbo. Abbiamo poi un'altra EGR a bassa pressione che recupera questi gas di scarico che vengono poi ributtati proprio all'interno dello scarico. Tant'è vero che oggi vediamo spesso e volentieri i DPF, cioè i filtri antiparticolato, che hanno un altro attacco proprio sullo scarico, dove passa l'aria che appunto viene inviata all'EGR a bassa pressione. Sulla linea di scarico oggi troviamo anche delle valvole a farfalla che servono a parzializzare i gas che vanno poi alle EGR. Quindi, come vedete, oggi è diventato sempre più complesso il mondo EGR, con le due EGR che chiaramente si possono sporcare e dare dei problemi. Ora andremo a parlare proprio di questo. Quindi, ragazzi, cosa succede quando abbiamo le EGR sporche? Quali sono i segnali che vi dà la macchina? Ora, innanzitutto, ovviamente, avrete sempre la spia di segnalazione del motore accesa. Normalmente su molte auto si accende sia la spia motore e molte volte anche la spia candelette, quella specie di molla che vedete sul quadro, ma non è che avete le candelette bruciate, è semplicemente un codice errore che viene generato in più quando ci sono dei problemi in aspirazione. Perché l'EGR dà dei problemi? Perché chiaramente si intasa, cioè si porta dietro tutta la morchia, tutti quelli che sono i residui di combustione e passano attraverso la valvola e lasciano dei depositi. Quindi voi avrete il vostro buco della valvola EGR che da così diventerà molto molto più stretto, cioè qua potrete avere anche un morchione di 1/2-3 cm, visto valvole EGR talmente intasate che c'era un forellino qua che ci passava un dito e basta. Chiaramente in questi casi cosa succede? Succede che la macchina strattona, perché l'EGR non fa più il suo ciclo di apertura e di chiusura, quindi si sente proprio la macchina che è affogata, perché l'EGR rimane fondamentalmente quasi sempre aperta, cioè la saracinesca della valvola non ce la fa più ad aprire e chiudere, e questo vi porta chiaramente a dei malfunzionamenti evidenti. Ovviamente tutta questa morchia che passa da qui si va poi a depositare anche sul collettore d'aspirazione, perché non è che il tutto si ferma qua, poi dal collettore d'aspirazione si va a depositare sulle sedi valvole, sulle punterie, su tutto. Quindi purtroppo la valvola EGR causa problemi di sporcizia nel motore che sono devastanti. Cioè ci sono macchine già con 50, 60, 70 mila chilometri che voi smontate le EGR ed è già una cosa inguardabile, proprio sono totalmente piene, intasate. Questo ti porta chiaramente ad avere una marea di problematiche poi riguardanti la salute del motore. Addirittura molte volte, facendo una diagnosi, troverete che vi genera proprio fortunatamente dei guasti, dei DTC, dei codici errore che sono proprio relativi alla valvola, perché essendo appunto ormai tutto a controllo elettronico, se il motorino non funziona più o comunque se la valvola all'interno è piena, viene segnalato in diagnosi fortunatamente. Diciamo che fortunatamente sì, ma non sempre, perché purtroppo a volte può capitare che si generino degli errori paralleli, come molte volte su certe macchine trovate, che ne so, il debimetro, il misuratore massa aria, che ti dice non funzionante, ma non è il debimetro, ma è la valvola stessa sporca, perché magari il debimetro, passando meno aria dalle EGR, non riesce più a fare una lettura del quantitativo massa aria corretto e vi genera poi un errore a cascata sul debimetro o anche sul debimetro. Chiaramente quali sono i rimedi? Cioè, valvola EGR intasata, fortunatamente i rimedi ci sono tanti. Il primo chiaramente è manuale, meccanico, cioè si smonta la valvola e si pulisce. Ci sono proprio dei liquidi di lavaggio. Si immerge la valvola all'interno di determinati liquidi, ci sono anche degli spray che si possono spruzzare all'interno proprio per andare a sciogliere
i depositi carboniosi, tutta la morchia che si è generata all'interno per andare a pulirla. Sempre ragazzi che il motorino funzioni, attenzione, perché cosa succede? Molte volte la valvola è talmente piena, talmente occlusa che la saracinesca del motorino non riesce più ad aprire e chiudere, quindi questo porta poi a bruciare il motorino della valvola, e se il motorino è bruciato purtroppo questa la prendete e la buttate via se vuole una valvola nuova. Quindi sempre molta attenzione alla valvola. Oggi abbiamo anche la possibilità, ad esempio ci sono dei macchinari come ad esempio i decarbonizzatori ad idrogeno che danno la possibilità di andare a decarbonizzare completamente tutte le parti calde del motore, tra cui appunto anche la valvola IGR, e in questo modo si vanno a sciogliere completamente tutta la sporcizia che è presente all'interno. Ah, perché se lo stessi chiedendo, questo è il nostro decarbonizzatore ad idrogeno. Tra qualche puntata ve lo faremo vedere in azione, così vi faremo vedere questa belva come funziona, perché veramente è in grado di salvare e dare nuova linfa a motori che sarebbero quasi da buttare via. Ecco perché continuo a dire che l'IGR è il cancro dei vostri motori, insieme al filtro antiparticolato, che sono i due dispositivi antinquinamento che distruggono, letteralmente abbattono la vita del vostro motore. Una domanda che in molti mi ponete, ovviamente viene da sé, mi chiedete se si può eliminare questa valvola. Certo che sì, ovviamente andare ad eliminare la valvola IGR, saprete meglio di me, che è contro la legge, ovvero tutte le modifiche che voi fate al veicolo, compreso l'eliminazione della valvola IGR, sono sempre ad uso sportivo o su strade chiuse alla circolazione. Detto questo, sapete che è una modifica che è fattibile, ovvero la valvola IGR si può eliminare sia fisicamente, vabbè, queste qui a depressione è molto semplice. Mi ricordo i primi anni quando c'erano queste valvole, si staccava il tubicino, magari ci si inseriva dentro una sfera per chiudere e la pressione, e il gioco era fatto. Oggi su tutte le valvole, diciamo degli ultimi 10-15 anni, che sono tutte chiaramente elettroniche, si può andare a disabilitare il controllo sul motorino, quindi il duty cycle della valvola viene portato allo 0% di funzionamento, viene disabilitata elettronicamente in centralina, quindi questa non lavorerà più, cioè tutte le volte che voi girate la chiave la saracinesca dell'IGR si chiude e non funziona più. In questo modo nel motore entrerà solo aria pulita dall'esterno, quindi la combustione avverrà sempre nel migliore dei modi. Purtroppo l'IGR è questo, ragazzi, cioè è solo un dispositivo antinquinamento che serve per l'omologazione stradale della vostra vettura. Dall'Euro 4 in avanti tutti i diesel ce l'hanno, e come dicevo prima anche molti benzina, quindi purtroppo c'è poco da fare. Ecco, diciamo che appunto ad uso sportivo è un bene eliminarla, perché evitate appunto sporcizia ovunque e che la valvola stessa si intasi. Quindi in sostanza, ragazzi, togliere la valvola porta solo dei vantaggi, cioè non vedo nessun tipo di svantaggio, cioè il vostro motore continuerà a funzionare sempre benissimo. Tengo a dirlo perché molti magari mi dicono: ma se poi tolgo la valvola il motore non va più bene, genera dei problemi. No, se togli la valvola il motore andrà sempre meglio, combustione avrà sempre con aria pulita e non avrai mai problemi, avrai sempre un motore pulito, lato aspirazione. Un altro dettaglio molto importante, sempre relativo alla rimozione della valvola IGR. Nei motori di ultima generazione, appunto con IGR a doppio stadio, ad alta e bassa pressione, va eliminata anche a livello scarico, ok? Se volete eliminarla completamente. Quindi dove c'è il ricircolo della valvola IGR nello scarico, andrà chiuso il ricircolo. Ad esempio, qua abbiamo un downpipe per una macchina VAG 2000 TDI e Audi A4, A5, Q5 per intenderci. Questo è il tubo che esce dalla turbina, e a corredo del tubo c'è una tazza a svaso conica che va a chiudere il ricircolo IGR che voi nello scarico originale avete attaccato qua, perché praticamente, come vi dicevo prima, negli ultimissimi motori Euro 6 avete il ricircolo della valvola IGR all'interno del filtro antiparticolato. Quindi in questo caso, per quello vi dicevo
negli ultimissimi diesel andrà chiuso anche fisicamente con una tazza o comunque saldato, chiuso, in modo che da lì l'aria non passi neanche nel ricircolo. Ah, un altro aspetto molto importante che molte volte mi chiedete: ma se la tolgo, quando vado a fare la revisione, si vede? Ebbene, la risposta è no, non si vede nulla, cioè non risulta nessuna manomissione quando andate a fare la vostra revisione. Perché, come vi ho spiegato all'inizio del video, la valvola IGR va ad abbattere gli NOx, cioè gli ossidi di azoto, e gli ossidi di azoto non vengono rilevati quando voi andate. Questo lo so che è proprio una contraddizione italiana, giustamente, no? Perché uno dice: compro una macchina in regola con la circolazione stradale, ma tutte queste normative di omologazione sono normative europee, tant'è vero che appunto le normative si chiamano Euro 5, Euro 6, Euro 6 di Temp, cioè sono normative di omologazione europea, ma in Italia non vengono rilevate. Quindi quando voi andate a fare la vostra revisione, se anche avete la valvola IGR chiusa, disabilitata, nessuno vi potrà mai dire niente, perché in Italia non viene, gli ossidi di azoto non vengono controllati. Quindi, facendo un breve ricapitolo, che consigli vi posso dare? Se avete un diesel ogni 50, 60, 70 mila chilometri, sarebbe bene fare un controllino sulla valvola, vedere che non ci sia troppa sporcizia, pulirla con i prodotti appositi, sia spray che smontarla e scrostarla manualmente, altrimenti chiaramente, ragazzi, dovrete aspettare che vi si accenda una spia di segnalazione. Ah, ragazzi, una cosa molto importante: una volta che vi si accende la spia, non è detto che sia solo la valvola sporca, ma può essere anche il motorino che è rotto della valvola. Quindi bisogna fare sempre molta attenzione anche a questo, perché non sempre basta pulirla, molte volte se si rompe il motorino occorre proprio sostituirla, oppure appunto va eliminata fisicamente ed elettronicamente. Siamo giunti alla fine di questo video, spero che anche questo contenuto vi sia piaciuto e vi abbia aperto un po' gli occhi su quelle che sono le problematiche della valvola IGR. Mi raccomando, ragazzi, commentate qua sotto il video se avete delle domande, delle curiosità, oppure chiamateci in officina per qualsiasi cosa. Mi raccomando, continuate a seguirci, iscrivetevi al canale, mettete like. IGR sempre pulita, ragazzi, mi raccomando, perché dovete andare sempre full gas.